Ma perché la mascotte del Napoli è un asino? Nel 1926 l'Inter Naples Calcio, sotto le pressioni del regime fascista, venne costretta a italianizzare il proprio nome e a cambiare il proprio stemma. La società divenne Associazione Calcio Napoli e come stemma venne scelto un ovale blu con dentro un cavallo rampante dorato, il simbolo della città di Napoli. La prima stagione con il nuovo look però è un totale disastro. In 18 partite la squadra totalizza 0 vittorie, un solo pareggio e 17 sconfitte, con soli 7 gol fatti. E fu durante quella stagione che al Bar Pippone, uno dei principali luoghi di ritrovo dei partenopei, un tifoso, pensando allo stemma della squadra, tirò fuori il celeberrimo paragone. Ma quale cavallo rampante? A me sembra l'asino di Fekella, 33 piaghe e la coda distrutta. Il riferimento era Domenico Ascione, soprannominato Fekella, un venditore di fichi locale che si serviva di un asino assai malconcio per il trasporto dei carichi. Quel giorno al bar, a sentire la battuta, vi era anche Felice Scandone, il fondatore del quotidiano Il Mezzogiorno Sportivo, che riportò la battuta in prima pagina sul suo giornale, dandole così un grande eco mediatico e dando il via all'inizio dell'immagine dell'asino come simbolo del Napoli. La consacrazione definitiva dell'asino avvenne il 23 febbraio del 1930, dopo la partita Napoli-Juventus. I partenopei erano sotto di 2 reti, ma riuscirono in un'insperata rimonta per 2-2 e al termine della partita venne portato sul campo un asino infiocchettato d'azzurro, con la scritta «Ciuccio, fa tu!».